Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova rubrica che caricherò da oggi in poi sul canale, ovvero la cucina per tutti in pillole. Cosa andremo a vedere in questa rubrica? Preparazioni base che tutti quanti noi possiamo tranquillamente fare, che ci serviranno poi per altre preparazioni. In questo caso io stavo già impastando a mano, come potete vedere. Questo è un impasto per fare la pasta sfoglia. Vi elenco brevemente subito gli ingredienti. Abbiamo bisogno di 123 g di farina 00, 75 g di acqua, mi raccomando, a temperatura ambiente, qualche goccia, questo è per lo più un segreto, di aceto, di vino rosso, e 1,5 g di sale. Mi raccomando, l'aceto di vino rosso è importante se vogliamo far venire fuori delle sfoglie davvero molto belle. Io, come vedete, stavo impastando, ormai l'impasto è pronto, vi faccio vedere da vicino che l'impasto è bello liscio e se lo tiriamo è anche molto elastico. Cosa facciamo noi ora? Andiamo ancora un po' a lavorarlo, creiamo una pallina, la copriamo con la pellicola trasparente, la mettiamo in frigo finché non raggiunga fino al cuore la temperatura di 4 gradi centigradi, dopodiché andiamo a prendere il burro, lo implementiamo e vediamo come tirare le sfoglie. Qui abbiamo 96 g di burro. Io, con l'aiuto di un mattarello e l'aiuto di una bustina di plastica, ho appiattito il burro, lo riporto in frigorifero, lo faccio arrivare a 4 gradi di temperatura come il nostro impasto, mettiamo il burro al suo interno e cominciamo con i giri. Il burro e l'impasto hanno raggiunto i 4 gradi, io ho già preso il burro, l'ho messo all'interno della pasta dopo averla stesa, io ora vado a chiuderla su se stessa, come potete notare l'ho messa su una sola metà. Ora noi chiudiamo questa estremità e siccome il burro, diciamo, è molto fine, fa subito a riprendere la temperatura ambiente, quindi noi, dopo averlo piegato in questo modo, lo rimettiamo in frigo. Tiriamo l'impasto verso il senso della lunghezza, in questo modo. Dopo aver tirato l'impasto molto velocemente, perché altrimenti il burro si scalda e anche l'impasto, noi facciamo questo procedimento. Andiamo a piegare il primo lembo verso metà, il secondo lembo verso la fine, ripetiamo l'operazione di tirare la pasta insieme al burro per altre 3 volte, ricordatevi sempre di chiuderlo una volta tirato, in questo modo, cioè al libro, fa venire fuori 3 sfoglie. Lo chiudiamo sempre nella pellicola e lo mettiamo in frigorifero per 40 minuti. Siamo giunti all'ultimo tiraggio per la pasta. Io la tirerò fino a che non raggiungerà uno spessore di 2-3 mm. Poi andrò a creare dei dischi perché questa sera dovrò preparare un dolce. Ecco qua, questo è lo spessore ideale. Mi sono procurato un disco da 80 perché andrò a fare delle forme per un dolce portoghese che andrò a creare. E come potete vedere, i dischi vengono in questo modo. Ecco qua. Quindi da Chef Fabio e da Pillole della Cucina per Tutti, ci vediamo alla prossima puntata.